Inaugurato a Scapoli il Museo Storico Nazionale del Corpo Italiano di Liberazione, la sede museale a Palazzo Caccia, intitolato allo statista Aldo Moro, che nel 1698 si recò nel paese mainardico proprio per onorare i caduti della battaglia di Montemarrone. Inaugurato a Scapoli il Museo Storico Nazionale del Corpo Italiano di Liberazione. Il taglio del nastro della sede museale di Palazzo Caccia, nel cuore del centro storico del paese mainardico, ad opera del prefetto di Isernia Fernando Guida, presente alla cerimonia inaugurale insieme al questore Ruggero Borzacchiello e agli altri massimi rappresentanti delle istituzioni, delle forze armate e dell'ordine sul territorio della provincia. L'esposizione ricostruisce con puntualità e rigore storico le diverse fasi che si rivelarono fondamentali per lo sfondamento della cosiddetta linea Gustav su Montemarrone. La vittoriosa battaglia sulla catena montuosa alle spalle di Scapoli segnò la rinascita dell'esercito italiano, praticamente dissoltosi dopo l'8 settembre del 1943, che proprio da quelle terre del Molise iniziò a dare il contributo alla guerra di liberazione a fianco degli alleati, sotto la denominazione di Corpo Italiano di Liberazione. E a Scapoli, dunque, sede del comando militare che ideò e diresse l'operazione Montemarrone, il 22 aprile del 1968 l'onorevole Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri, volle tributare a questi eroici combattenti la riconoscenza della nazione con una stele commemorativa. E quell'episodio, nel corso della inaugurazione del museo, intitolato proprio allo statista, è richiamato dal sindaco Renato Sparacino. È un percorso iniziato nel 68 dall'onorevole Aldo Moro nella sua veste di Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'inaugurazione di una lapide che ricordava il sacrificio dei soldati del Corpo Italiano di Liberazione. Questo percorso ha visto negli anni la presenza a Scapoli del presidente Napolitano, del ministro Spadolini, del ministro delle regioni Morlino, con una serie di grosse iniziative. Culminano tutte queste iniziative con l'inaugurazione di oggi, di questa che vuole essere una prima sezione del Museo del Corpo Italiano di Liberazione. Il palazzo ha tre piani, e insomma appena possiamo lo amplieremo. Noi ringraziamo la regione Molise, l'Università degli Studi del Molise, più altri persone che a vario titolo si sono messe a disposizione per la realizzazione dell'opera. Senza il sostegno economico però degli enti preposti tipo regione, provincia e quant'altro, queste iniziative non sono facilmente perseguibili.